Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Come sempre vi dico che questa clip è stata registrata più avanti e questi video sono precedenti, quindi sono cose già state fatte, ne abbiamo fatte anche tante altre. Vi ricordo come sempre di lasciarci sotto nei commenti se avete alcune domande su di noi e su cosa stiamo facendo, che faremo un video a parte dove risponderemo. Così oltre a rispondervi nei commenti vi risponderò anche in un video. E ora buon divertimento! Qui abbiamo sistemato molto velocemente le cose della Wii che avevo a casa mia. Qui gli metteremo una cornice di quelle magnetiche, probabilmente sopra e sotto, perché si stacca col biadesivo. Si vede che è un po' polverosa questa pittura. Lama l'abbiamo attaccato lì. Qui si è andata ad espandere un po' la compilation della roba. E ora ci prepariamo, quindi spostiamo la roba per fissare quelli lì con la colla. Allora, come avete visto, abbiamo provato il test con quelli lì, è stato diciamo bocciato perché voi avrete visto, cioè veniva una cosa del genere e diciamo che sembra qualcosa di funebre tutto il coso, però è stato approvato il fatto di queste cornici attaccate direttamente su. Quindi Sembra fatto apposta. quello lo faremo e vedrete. Qua abbiamo fatto dei test di taglio per fare gli angoli, ma è qualcosa di quasi impossibile, peggio del controsoffitto. Quindi posiamo tutto qui. Stasera andiamo a casa mia, quindi prendo a mio padre. Praticamente serve una scatola, quella per usarla con la sega, diciamo. E quindi forse mi ha persino sbagliato a tagliare questo, perché per fare l'angolo serve un bel pezzo in più. Quindi dobbiamo vedere come fare, però forse era più facile tagliare il cartongesso. Allora, io ho dato la mano di bianco qui, lei è in azione a pitturare quello lì sempre col bianco, e ora do giusto un colpetto lì e un colpetto lì dove c'è del bianco, sempre con questo colore. Quindi stiamo facendo, diciamo, le rifiniture. Ha staccato quello lì, guardate la differenza. Cioè, Guardate, cioè si vede che bene. era più lungo, che poi ha le stesse specifiche perché tutti e due reggono 60 volte. E tutti e due hanno la stessa azione, quindi Quindi ora e proviamo. oltretutto questo è costato 21 euro al Bricoman, che lo andremo a restituire, e questo ci è costato 14 euro per un'offerta lampo che era su Amazon, ma è arrivato il giorno dopo, quindi perché abbiamo Prime, quindi la roba, come sapete, arriva il giorno dopo. Quindi ora proviamo con quello, se va, e se va tutto, lo Esatto, restituiamo senza e problemi. siamo a posto. E cosa è successo nel mentre? Siamo arrivati a 900 iscritti, c'è cioè una cosa bestiale e fantastica. Abbiamo delirato un attimino, Sì, ma abbiamo un attimino spazzato un po' per casa. Quindi vi ringraziamo a tutti, grazie per i vecchi iscritti, grazie per i nuovi, grazie per il supporto che ci date, perché va bene. Sì. E ora, d'ora in poi, non sapete che video stanno per arrivare, perché ci stanno arrivando sono. dei video che non immaginate. Cioè, Praticamente c'è l'arrivo di un qualcosa che fa, come si può dire, che fa? Arriverà un qualcosa che fa. andremo a cercare insieme con voi, vi faremo Ne vedere. gireremo due, non di più di luoghi, perché sennò dopo. Dipende, dipende. Dipende, però sarà un qualcosa che. Un qualcosa. Abbiamo dei progetti in mente, che per questo vi dico iscrivetevi, così mente a crocco. Perché così ci potete seguire, perché magari ci guardate un video, poi non ce ne guardate più, poi perdete qualche Vediamo passaggio. se indovinano cosa faremo, cosa Già succederà. glielo avevamo accennato. Vediamo se si ricordano, no? Vediamo, Cosa sì. dici? Perché Sì. è una cosa che lui vuole da una vita. A me manca. Vediamo. Beh, lo sanno già. Ci arrivano? Seguiteci anche su Instagram, perché almeno siete aggiornati in tempo reale. Cioè, per dire, ci scoppia qualcosa, esplode qualcosa. Speriamo, ma Voi lo niente. sapete in tempo reale, invece se no dovete aspettare magari una settimana o due. Luce fu. Quindi funziona. Ora lo teniamo acceso un po', così lo proviamo, però quello lì sì, è già il bricoman, fate conto che sia già il bricoman. E adesso devo croccare la questione che devo fissare quello lì, anzi devo far fuori che escono i fili, e
E poi sotto gli metto. Poi questo qua una volta che si è asciugato, sì, anche secondo se. me basterebbe anche solo una mano così. Però si deve asciugare. Guardate che Guarda, belle su stile ora pure il ciabattino, guardate che bellino. bene. Allora, forse oggi allora, forse è riuscito a fare quello che doveva Non so più, cioè fare. stamattina prendeva 25 canali. Ho fatto il giro di tutte le camere, ho staccato tutte le antenne, poi ho capito che il cavo era lì. Allora, dal cavo lì praticamente l'ho Quello. smontato e era stato fatto male l'attacco, cioè per chi lo sa, non aveva massa praticamente, la massa non toccava e siamo a 152 confronto a stamattina che eravamo a 28 Praticamente canali. prende lo stesso numero di là, forse qualcosina in più, forse. Ed è solo il 38%, guarda, se siamo Ma magari riusciti. perché il nostro intento era appunto non aver fili, quindi. Sì, perché sennò abbiamo fatto tutto inutile tutto ciò. 161. Forse Dobbiamo perché ho finire. ritagliato tutto il filo, l'ho Non lo so, pulito, l'ho tutto ha messo. fatto cose sue, quindi alla fine. Boh. Sì, ma Vediamo. comunque hanno fatto dei giri strani, cioè. Sì, cioè. Questa casa è fatta strana. Cioè, sennò c'era da chiamare l'antennista che poi neanche lui avrebbe capito. Cioè. Noi pensavamo che l'antenna da su non arrivasse, cioè arrivasse male il segnale. 167, Invece, di più da di là. a quanto pare, chi ha fatto l'attacco si vede che è stato fatto male e non prendeva. No, Praticamente abbiamo detto che questo weekend non facciamo nulla in casa. basta, basta, basta. Andiamo a fare un giro da qualche parte perché basta. E vi ripeto, segnatevi la data del 9 al 13 che arriva la cucina, ma probabilmente il video uscirà una settimana dopo. Dal Rischia la nulla si è Saracino trasformato in muratore, pittore, sull'antennista idraulico, dal idraulico. nulla. Io non sapevo, io pensavo non sapesse far nulla, invece Anch'io mi pensavo sta di non saper far sbalordendo in nulla. tutto. Mentre lei sta usando quella per dare su tutto il divano, allora qui il lavoro dell'antenna è andato a buon fine, quindi ho richiuso tutto e praticamente si vede tutto tranne il real time che si vede un po' male, però aspettiamo che arriva l'altra TV, che la prendiamo da lei, che è molto più grande, Samsung, quindi vediamo anche quella come si comporta. Però questa già va bene, tranne il canale in realtà che si vede un po' poco. Comunque questa è stata pitturata, è asciugata e praticamente il piano è, ho comprato questi anche, questi bianchi, metterne uno qui, l'altro qua, con queste vitine piccole da legno, così sotto non si vede, e dopo quella fissarla sotto là come ho detto. Quindi adesso fisserò quelle due asolette lì. Allora, sono le ore 10 meno 20, siamo appena arrivati qua a casa perché abbiamo fatto un giretto al mercato, così molto a caso, e abbiamo preso, al mercato niente, però al negozio, quello di tutto un euro, insomma, quei negozietti così, abbiamo preso questo qua, 4 euro questo qua che è praticamente uno svuotatasche, infatti ci ho messo le chiavi. Poi vediamo se rimarranno sulle tasche, non lo so. E poi abbiamo preso queste due piantine a 1,50 euro, finte. Una è così e l'altra così. Boh, momentaneamente sono qua e vediamo se rimarranno qua. Così. Intanto il signorino è qua. L'ultima parola già, eh? Che già deve fare rumore perché deve fare quello lì. E questa è la mensolina. Praticamente questa va messa attaccata al muro e si vede una mensola bianca pitturata da me molto bene. I piani di oggi sono in teoria fare sto benedetto ingresso, in teoria, in pratica non lo so, e basta. Quindi l'unica cosa in teoria sarebbe far quella. Poi forse stasera restituiamo il coso al Bricoman, glielo riportiamo indietro e prendiamo una placchetta che non troviamo, che noi abbiamo comprato, risulta sullo scontrino, Non è mai arrivata qui. ma non si sa dov'è, in macchina non c'è, non si sa, quindi sicuramente l'avremmo lasciata lì in cassa, però mi sembra strano che
la ragazza non abbia detto nulla, quindi dobbiamo andarne a prendere una. E sono arrivati i LED colorati per qui. Quindi domani li metti, giusto? Subito. Ah, non so, vedi tu. E poi sì, mi vengono a fare le mega 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 pulizie in attesa della cucina, sperando che arrivi, perché ieri ci è venuto un po' di ansietà, soprattutto. Soprattutto a me, per questa questione che c'è in questo momento, che è tornata un po' non proprio bellissima, quindi a me è venuto un po' di ansia. Quindi dopo gli mando un messaggio, gli mando un messaggio, tuo amico, gli mando un'email con su scritto se deve succedere una chiusura totale, le consegnano lo stesso, giusto? Sì, o se l'hanno già prodotto. No. O se l'hanno già prodotto, o se si può chiedere se la possono anticipare, magari, però non lo so. Per questo non ci spero, però vediamo. Ora vi porto un po' con me. Praticamente sto già incominciando a mettere alcune cose che vanno in bagno, quindi... Allora, ricapitolando. Ho tolto... Non c'è la luce, vero? No. Ok, vabbè. Ho svuotato il sacchetto dell'IKEA, così questo lo possiamo cacciare via. E provvisoriamente... Ho messo la candelina rosa qua, anche se sì, non ci sta proprio bene, però io la metto qua. La lanternina nera la mettiamo lì, che è molto Halloween per ora. Poi altre cose, tipo la lanterna natalizia, il coso per fare i dolcetti, queste che magari una gliela metto dentro quell'altra. Tovaglie le cose, le ho messe tutte in questa scatola qua, che ormai è piena enorme. Poi, l'altro c'era il sacchetto anche del Tigotà, che ho ritrovato alcune cose che avevo comprato per me, che mi ero completamente dimenticata, cioè questo profumatore per la macchina, con la... Ti ricordi, amore? Il profumatore della coccinella con la monetina, il portagettone per i carrelli? È che l'avevo comprato e mi sono dimenticata, l'ho ritrovata ora. Vedete, perché avevamo accumulato tutto quanto qua e quindi alcune cose che mi servono le avevo lasciate lì. Comunque questa qua, che c'è anche appunto la monetina del carrello, che questa non ho idea come si attaccherà in macchina, vabbè, dopo vediamo. Dei trucchi a caso. Poi questo qua, che non ho ancora idea di dove lo mettiamo. Poi queste cose qua le metto tutte in bagno, se abbiamo già la scorta dell'alcol, vabbè. E queste cose qua le metto in bagno, e poi qua ci sono tutte quelle altre cose, ma sono cose da cucina, perché c'è la carta forno, i sacchetti da freezer, sono tutte cose per la cucina, quindi le lascio momentaneamente qua, le spugnette. Forse metto il mobile del bagno, ah no, questo è sapone per i piatti, niente, non c'entra niente con me. Forse ci metto anche, ecco, l'ammorbidente lo metto sopra la lavatrice, e questo qua per pulire i pavimenti lo metto nel mobile, quindi facciamo questa cosa, poi faccio vedere come l'ho organizzato. Qua ho messo l'ammorbidente sulla lavatrice, che in realtà poi qua ci verranno fatte delle mensole, quindi ora sarà messa qui. Qui in realtà ho messo questo, ma devo riempire un coso da mettere... all'ingresso, quindi dopo questi li metto via. Poi nel primo cassetto, oltre a questi cosi qua che dovremo trovargli un posto, ho messo il coso per pulirsi le orecchie. E nel secondo c'è il coso per il bichui, le ricariche per il profumatore e il coso delle zanzare, ma tutte cose molto provvisoriamente, solo per liberare un po' lo spazio. Poi nel mobile qui sotto c'è le mollettine che dovrei, adesso gli compro un cestino, i penni spugna, che questi qua fanno un po' ridere, e qua sotto ci sono tutti i prodottini. E qui sotto nascosto c'è Mike Basoschi, che ci ha aiutato col mobileno. Ah, poi lì dentro ho messo le... ci ha aiutato col muro! Poi lì ci ho messo le spugne nuove, una rosa... e una blu. Chiaramente le tengo ancora con le bustine, perché
non li dobbiamo ancora usare, però stanno lì. E poi, oltre al lavoratore che sta ancora qui a... Ormai ho finito. Ah, strano, almeno. E poi qui ho messo questo profumatore alla lavanda che fa un odore di lavanda allucinante, che non so dove metterlo perché qui c'è tutta la sua roba tecnologica. Allora, il lavoro è finito, è venuto così praticamente. Ora salgo per far vedere il segreto che c'è. Allora, qui ho pitturato, sto pitturando questi due fili, così non si vede, questo era già bianco. Lì ho dato un colpo perché è venuta via un po' di vernice, ma funziona uguale, 2,40, esce 12 volte, rientra dentro la cassetta, così tutto ciò non si vede. Questo infatti sta già scaldando un po', così non darà problemi dentro, alla fine si vedrà così. Ora stiamo facendo piccoli lavoretti, tipo ho ridato di bianco qui, devo mettere quel coperchietto lì e rimettere dentro i fili, e nel mentre la mia mommy sta mettendo questo qui. Stringere un po' di più. No, si stringe più, Massimo. Ok, va bene. Ok, va bene così. Perché dobbiamo coprire quello là, e lì dobbiamo tirar via quelli vecchi e metterci quel coperchio bianco. Adesso incominciamo a fare il lavoro dell'ingresso. Mi piace capire solo come tagliarle. Ho visto un video come spiega di tagliarle. Ma tagliate praticamente a 45, uno di qua, uno di là. E dopo le andremo ad unire così. Così. Avete finito che questo è il soffitto. Dopo si andranno ad incrociare. È una cosa che vedrete. Cioè, è un po' difficile da spiegare se non si vede il video. Molto difficile. Cioè, sembra una cavolata, ma... E poi c'è bisogno di questo aggeggino qua. Poi lui fa vedere che qua... Qua c'è la parete, lì il soffitto. Tutto questa è una sega che non arriva fino in fondo, cioè questa cassetta non è di questa sega, quindi non arriva fino in fondo. L'ultimo pezzettino lo facciamo qua. La cola, passami la cola. Allora amici, forse si vede poco da giù, però l'abbiamo attaccata, e adesso faremo il collegamento anche di là, e viene praticamente così, senza LED, quindi lo attacchiamo direttamente al soffitto. E mentre lo finisce lì, io voglio fare lo scheletrino. Finisce, continua. Cerca di capire come fare. Io nel mentre gonfio questo, perché la settimana quella prossima faremo fatica a venire. Quindi, visto che poi la settimana quella dopo è Halloween, io lo gonfio già e basta. Vediamo. Oddio, che cosa tenera. Ma bellissimo. Dai, ma che cos'è? Thank you.
qua in macchina, che praticamente siamo andati a casa verso 1:40. Abbiamo fatto una sorta di riposo, ma così un attimino ci siamo buttati sul divano, io ero già quasi mezza addormentata, solo che appunto avevamo una cosa con la banca da dover fare, quindi alle 3 a Agnorosa ha chiamato e in fretta e furia siamo arrivati qua. Infatti siamo, lui è in banca dentro, io aspetto qua in macchina perché prima ci eravamo parcheggiati in mezzo alla strada, perché qua non c'è mai parcheggio, e soprattutto io non sono entrata perché non abbiamo la mascherina, quindi ne avevamo solamente una. Effettivamente senza mascherina ora non vai da nessuna parte. Allora siamo arrivati a casina, che siamo tornati dalla banca, ora facciamo quel pezzettino lì, che almeno così quella lì la ribelliamo, che serve a mio papà per domani. Oh, e poi 10 centesimi, wow, ricca. E poi l'ultimo pezzo, lasciamo questo che probabilmente ce ne manca, ci mancherà un profilo. Quindi ora dobbiamo spostare quelli lì, io devo andare là con la scala. Ho fatto pure questo pezzo qui, mi manca solo questo, che come ho detto prima devo andare a prenderne un'altra, perché è 2,60 m, e quindi 60 li prenderò da questo pezzo, e mentre 2 metri li metterò interi. L'unica cosa che qua lasciamo così spostato, perché dovrò dargli col silicone in tutte le giunture, ci dovrò dare una riga di bianco così non si vedono, e comunque è venuto così, cioè è molto molto bello, stile americano, quindi sembra che ci sia una cornice in gesso invece polistirolo. Il video di oggi finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare tantissimi mi piace, condividere il video a tutti quelli che conoscete, commentare anche, perché come avete visto rispondo a tutti, alcuni giorni di ritardo ma rispondo a tutti, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao amici!